Vinta la battaglia, non la guerra. The rally for the win. LOL. Ok, siamo pronti. Mi posso tippare TPA LOL Callo. Sì, ok. Set home raid. TPA Zeta Arceus. Andiamo all'altra, ragazzi. Devo fare sempre ETPA Arceus. Ok. Isetom Raid. Ok, vediamo qua. Questa è un'altra, ragazzi. Un'altra base. Dei Kankaro Man. F-Show Kankaro Man. E hanno 24 land e 40 power. TPA here Lollo. Tippiamo Lollo che ci ha tippato dall'altra base. E tipo Lollo. Ok. Questa non è male. Un'altra base di farming. Gli spawner li vedo quasi irraggiungibili. Ok. Cosa hanno fatto qua? Un campo da calcio. LOL. Panda è con noi. Non credo sia con noi, Panda. Ok, vediamo. Ha anche le pozioni. La miseria. Ok, non so se Aleac è sospettoso. F-Show Pan Obeso. Ho già un raid. Raga, parliamo dopo. Vediamo qua cosa c'è. Oh, qua c'è qualche cassa. Ma questa base è un'altra di quelle basi tutte in ossidiana, i non raidabili. No, perché se lo è, ve lo dico, ragazzi, e basta, cioè è solo la fazione che ci fa una figuraccia. F invite LOL locale. Ok. Vediamo qua dietro. Sì, però anche questa è non raidabile. Eh sì, è tutta completamente in ossidiana. Vediamo lì cosa c'è scritto. Chest di Thomas. La mia base è di derp. Allora, ragazzi, allora, queste sono due basi che una è mia, cioè una mi ha tippato Arceus qui e l'altra mi ha tippato Lollo. E in buona sostanza, questa base, che è la base dei, ve lo dico subito, dei Kankaro Man, F-Show Kankaro Man. Caro man, non era raidabile. Quindi ringraziamo i proprietari della fazione Pellizzero, Simo Numeri,
Quasar, Fabio DJ e Thomas07 che hanno costruito un'altra fazione non raidabile sul territorio di Factions, quindi non mettendosi al pari degli altri players, ma vivendo in una home che per l'appunto è solo loro, non è griffabile a meno che non siano online, ma è senza... mi gusta Arceus, però il problema è che questa non è raidabile, quindi non si può fare niente qua, il cannone TNT non ha un effetto finché non viene settata bene l'ossidiana. Quindi questa non è accessibile. Poi vediamo l'altra. C'è ancora il back qui, che è la base dei... Questa qua invece è la base dei, ve lo dico subito anche qua, Acab Solitary, F Show Acab Solitary. E questa base qua è del giocatore Warrior. Quindi questi giocatori di cui vi ho fatto la lista, ragazzi, sono giocatori che hanno costruito delle basi su factions non raidabili. Quindi segnateveli, perché così li contiamo, e se questo numero raggiunge un numero importante, questo vuol dire che la modalità di faction va cambiata sotto un certo punto di vista. Va cambiato nel senso che ci sono tot giocatori che non partecipano effettivamente alla modalità di factions, ovvero non hanno una base che può essere considerata parte dell'intero gioco, ovvero non ci si può confrontare con altri player con una base così. Si può fare PvP solo se sono online e solo se il teletrasporto è consentito. Quindi è anche una bella base, però, cioè, vedo il design è molto ben fatto, sia questa che l'altra, back. Questa addirittura stanno decorando il pavimento con la lana, con i tappeti. Però sono basi belle, ma sono basi non raidabili. Guardavo da di là, no, non c'è zona. Quindi niente, ragazzi. Questa piccola clip si conclude qua e io andrò a cercare qualcos'altro. Ok ragazzi, subito dopo la clip ho invitato in fazione LOL Localo e niente, continuava a chiedermi in maniera insistente di tipparmi alla nostra home, alla nostra base di fazione, ed è venuto fuori che voleva semplicemente tipparsi alla nostra home, probabilmente per raidarci, e siccome non ha avuto neanche pazienza un attimo di aspettare, appunto perché io stavo facendo la recensione delle due basi, niente, ho deciso di kickarlo subito dopo dalla fazione, nonostante ci avesse dato un raid, in quanto per l'appunto mi ha ucciso, perché non ero pronto per fare PvP, per l'appunto ero lì per vedere le due basi, e quindi niente, ho deciso di cacciarlo dalla fazione, non sarà più parte della nostra fazione. Quindi ragazzi, se volete entrare nella nostra fazione non vuol dire che avrete accesso garantito alla mia base, ossia questa qua, home, con tutte le casse e tutti gli accessori. Ovvero questa è la mia base con le mie casse, la mia roba che abbiamo preso io ed Herp con tutti i raid. E ovviamente tippiamo le persone, perché questa base qui ci sono degli iscritti che hanno il TP qua, ossia Arceus, Mattia... E ce n'è anche un altro, che sono persone che ci hanno dato uno o due raid, e quindi sono persone fidate al 100%. Persone che sono appena entrate, tipo LOL Localo, non ci fidiamo proprio. Quindi niente, ci vediamo nella prossima clip.